Benvenuti ad un altro appuntamento alla rubrica Tra palco e realtà. Continuiamo il nostro percorso sugli strumenti musicali e questa sera parliamo di un altro strumento che è uno strumento a percussione, un idiofono, uno strumento la cui esecuzione è in qualche modo caratterizzata dalla vibrazione dello strumento stesso. Signore e signori, sto parlando della marimba, uno strumento antico, probabilmente quanto il mondo, e ne parliamo questa sera con un grandissimo musicista, un grandissimo amico, un grandissimo percussionista ed un grandissimo batterista. Signore e signori, il maestro Domenico De Marco. Buonasera Ciao a Domenico. tutti, salve. Grazie di aver accettato il mio Grazie a invito. te per avermi invitato. Allora, questo bellissimo strumento è uno strumento secondo alcune teorie, antico davvero quanto l'uomo. Certo, anche se diciamo, le origini proprio della marimba in particolare risalgono più o meno al XVI secolo, dato che comunque è uno strumento che nasce dallo xilofono, che è molto più antico. Quindi, prendendo spunto dallo strumento dello xilofono, possiamo poi arrivare alla marimba, che è l'evoluzione dello xilofono. E quindi le prime marimbe hanno un'origine comunque africana, venivano costruite con delle tavole di legno e le casse di risonanza erano delle zucche svuotate, insomma. Certo, uno strumento che poi si è diffuso anche nell'America Latina, leggevo Assolutamente, nel Costa assolutamente. Rica, nel Nicaragua, quindi Certo. comunque è uno strumento che in qualche modo poi ha caratterizzato anche quel tipo di Certo, musica lì. anche poi il Latin jazz, quindi avendo un periodo molto poi moderno, si è sviluppata più nel Novecento, insomma, anche con il jazz e con vari concerti per marimba solista e orchestra. Questo è uno strumento utilizzato anche nella musica classica, nella musica contemporanea, Certo, probabilmente, se soprattutto vogliamo, nella contemporanea, perché diciamo che gli autori della musica sinfonica non hanno usato molto la marimba, ma lo xilofono per i passi d'orchestra, insomma, da Beethoven, Mozart, è stato usato lo xilofono. La marimba la ritroviamo nel Novecento soprattutto, quindi con i maggiori autori sono stati Nero Sauro, Tanner, insomma. dicevo prima, è uno strumento la cui emissione sonora in qualche modo è caratterizzata dalla vibrazione del corpo stesso, no? Certo, Per questo viene detto idiofono, come il assolutamente, vibrafono come è hai lo detto stesso tu, xilofono. è uno strumento che produce il suono grazie al materiale del quale è costituito, quindi grazie alla vibrazione, in questo caso del legno, che è tagliato in maniera diversa a seconda del suono, se è più grave o più acuto. Abbiamo una tastiera graduata. In questo caso c'è una estensione dello strumento che è di 4 ottave e un terzo. Abbiamo anche marimbe ancora più grandi, con un'ottava più bassa di questa. Poi abbiamo anche differenti sonorità a seconda del legno che Ah, viene ecco. utilizzato Per per la esempio, questo è il tipo di costruzione. legno. Questo è un paduk come legno, però troviamo anche marimbe in palissandro, rosewood, quindi a seconda poi del legno abbiamo un suono Più scuro, differente. Può più essere brillante. ovviamente con un legno diverso, tipo il palissandro è molto più caldo come Certo, suono, più rotondo. Questo è un pochino più spigoloso, dà più l'idea anche dello xilofono, insomma. notavo sotto che ci sono delle, appunto, canne, no? Esatto, sono delle canne di risonanza, quindi ogni tasto ha una canna indipendente per amplificare appunto la vibrazione del tasto stesso. Per suonare questo strumento ci si avvale di bacchette, voglio Sì, dire, bacchette facciamole oppure vedere ai nostri telespettatori. chiamate in particolare mallet. Sono particolari perché a seconda del rivestimento che abbiamo otteniamo un suono differente, insomma. Quindi se abbiamo bisogno di un suono legato più caldo utilizziamo delle bacchette più morbide, e invece se abbiamo bisogno di suonare un tema con più variazioni utilizziamo delle bacchette più dure a seconda, quindi. Quindi da un punto di vista tecnico questo strumento è possibile suonarlo sia con due soltanto Esatto, mallet che con esatto, quattro. esatto. Vogliamo fare un esempio
di appunto sì. Esecuzione di questo strumento. Certo. Facciamo sentire qualcosa. Facciamo un esempio a quattro bacchette e poi a due bacchette. Ti reggo io il microfono. Certo. Allora, per quanto riguarda l'evoluzione della marimba è partita proprio in Africa, quindi certo. Magari eseguirò un piccolo accenno di un afro-cubano per dare l'idea. Ok. Bellissimo, bellissimo. Quindi, come avete potuto ascoltare da casa, con questo strumento è possibile anche armonizzare, no? Creare proprio delle armonie. Sì, avendo a disposizione quattro voci, quindi quattro bacchette, possiamo muoverci armonizzando e quindi utilizzando questo strumento non solo come strumento di esecuzione di temi, ma anche per accompagnamenti. Certo. Prima ho detto Domenico De Marco, questo cognome qui ad Italia Mia, Dania Show, è abbastanza ormai conosciuto, perché Domenico, dovete sapere, è il figlio del famosissimo fisarmonicista Pasquale, che ormai tutti voi conoscete. E quindi grande applauso, papà, per il figlio, insomma. Ovviamente il mio percorso è stato segnato dalla sua presenza, perché da piccolino mi sono ritrovato in questo mondo pieno di musica. Tu hai iniziato proprio il percorso classico dedicato a questi strumenti. Sicuramente, mio padre mi ha fatto iniziare a studiare seriamente con il maestro Vittorio Bonomo all'età di 8 anni, però fino ad 8 anni ho fatto una grossa esperienza di palco, seguendolo lui in varie piazze, insomma, quindi quel percorso mi ha formato molto, perché è stata un'esperienza non indifferente, che poi mi ha dato il via ad un percorso serio di studi, e quindi conservatorio, diploma. Quindi tu al conservatorio hai studiato proprio percussioni. Sì, strumenti a percussione. Questo strumento insieme al vibrafono. Esatto, perché diciamo che il percorso che viene fatto in conservatorio di strumenti a percussione prevede appunto lo studio di tutti gli strumenti a percussione, quindi questa è la marimba, poi abbiamo vibrafono, xilofono, timpani e la batteria, insomma. Quindi la batteria, dovete sapere che lui è un enorme batterista, ti ringrazio. E chiaramente poi la tecnica che tu utilizzi ovviamente su questi strumenti, poi te la sei nel tempo riportata anche dietro la batteria. Assolutamente, quindi, perché avendo fatto un tipo di studio classico, ovviamente tutto ciò che incameravo nel classico cercavo di applicarlo anche nel moderno, quindi nella batteria, perché comunque sono tutte situazioni correlabili di studio. Com'è nata la passione proprio in modo particolare per gli strumenti a percussione? Ma diciamo, io penso che mio padre avesse bisogno di un batterista. Okay. Quindi un'esigenza. Però io ho dato subito dimostrazione che fosse il mio strumento preferito, insomma, perché suonavo dappertutto in casa e la prima serata come batterista solista l'ho fatta all'età di 5 anni. Insomma, 5 anni veramente piccolissimo. Esatto. E questo percorso ha fatto sì che mi sono diplomato a 18 anni in conservatorio. Beh. Poi ho frequentato la specialistica, la laurea, insomma, e attualmente sono docente di strumenti a percussione presso la scuola media Ventriglia di Piedimonte Matese e il liceo Garofano di Capua. Quindi, come diciamo in questi casi, evviva il groove, no? Certo, assolutamente. La batteria, le percussioni sono considerate appunto strumenti importantissimi per quanto riguarda proprio quello che è l'aspetto appunto ritmico. Progetti? Certo. Progetti, sì. Progetti per quanto riguarda le percussioni, ho un gruppo di percussioni tamburiando, di soli strumenti a percussione, sì. Quindi marimbe, vibrafoni, xilofoni, timpani. Seguite un repertorio classico? Anche diciamo che cerchiamo di riprendere un repertorio classico riarrangiato un pochino in chiave moderna per strumenti a percussione. Poi il percorso mio comunque mi ha portato ad essere
più un batterista che un percussionista, quindi ho vari progetti, tra i quali ci sono due progetti con te e con me, sì, sono infatti, veramente entusiasta di questa cosa. Insomma, ed speriamo. È un onore e un piacere reciproco. L'onore è tutto mio. Domenico, io direi di far ascoltare un pezzo ai nostri telespettatori. Certo. Cosa facciamo ascoltare? Allora, io ho pensato di fare un brano di Peppino Principe, che è un fisarmonicista molto noto. E, ovviamente l'ho riarrangiato un attimo e trascritto per la marimba. Ok. Allora, Domenico De Marco, polca moderna, giusto? Buon ascolto. Grazie, questo è un regalo per te da parte della nostra padrona di casa, Ania. Grazie, pubblicità.